dice ora rapidissimamente. Ci fate parlare anche noi, perché quello che ci dice l'abbiamo per noi. No, per te ci sono stasera, perché tu mi hai fatto un guardo. Comunque, ci ha fatto bene sul guardo. Ah, chiudiamo. Questo è l'evento, perché forse varrebbe la pena proprio per dire, proprio per realizzare quello che Pescaroli ha detto, cioè rendere effettiva la pena, sfrontare i reati e fare in modo che quelli che vanno a processo siano reati che poi abbiano una pena effettivamente che debba essere espiata, altrimenti appunto c'è tutto un lavoro anche della giustizia che diventa una specie di grande mulino che macina l'acqua, però non produce nulla. Se cliccate alla pena... Allora, il discorso che ho detto, che la prova si può fare il pubblico ministero sulle sue inchieste, deve fare un giudice, e il giudice garantisce il pubblico ministero, il deputato, che si va a processo o non si deve andare. Solo lui ci può stabilire, perché non è che la mano può farsi la prova. Quindi il PM chiede e lui rispone. Se manda a giudizio, ci farà giudizio, a volte lo scioglie e le percentuali non sono bassissime. Dopodiché, quanti appelli abbiamo che riformano le sentenze? Il 70% di appelli di forma assolvendo il condannato, quando il deputato rispetto al primo grado. Ora, con una misura così alta, possiamo dire che l'appello è inutile? Evidentemente no, perché se ne riformassero 2 su 100, ne riformano il 70% assolvendo i condannati e con la mano al soldo, nel secondo dei casi. Quindi l'appello è inevitabile. Pensate Marino, assolto in primo grado, non nel secondo grado, assolto in Cassazione, senza un grado è presidente. Quindi il grado in più serve perché 3 giudici più anziani, con maggiore esperienza, l'esame del lavoro fatto dal giudice in prima nomina, in genere democratico, che può sbagliare, perfetto a buona fede, e riforma le sentenze perché hanno più esperienza, e poi in Cassazione, soprattutto con lei, va fuori dal seminario della Cassazione, perché fa il ricevimento, non dovrebbe farlo, e fa l'identità, quando l'invia con la piacere, viene il ricevimento, tutti i processi importanti erano tutti riformati e danno il meglio, quindi bisogna dire che la Cassazione sta nel suo lavoro, solo la legge, occorre che più garantito l'imputato sia a due nel giudizio, perché se c'è un errore il primo, il secondo è il primo. Non si può essere come finto, facciamo in modo, sono d'accordo con lei, tutte queste cose sono inutili, le misteriate bagatellare, abbiamo la contrabbanda di sigarette, abbiamo le cose, c'è costato prendere i soldi sulle sigarette, c'è un po' di sigarette. Bisogna eliminare le contravvenzioni, innanzitutto. E gli altri bagatellari, facciamo una bella sanzione amministrativa severa. Quindi diciamo, gli diamo il televisore, il cellulare, li stacchiamo dal computer, li facciamo aprire le pareti, non li mandiamo allo stadio, li condanniamo in maniera esemplare, è molto più efficace del carcere, non si sconta, ne penalizziamo. Il carcere va scontato, va bene, va scontato soprattutto con lei, però i presidi di sì, devono rimanere a pensare di tutti, anche i pubblici ministeri. hanno consentito la realizzazione di questa nostra iniziativa
e in modo particolare ringrazio Paolo Flores d'Arcais, Micromeda, che ha elaborato un programma intensissimo con relatori di grandissimo livello. Credo che in Italia sia l'evento su questi temi di maggiore spessore che si è tenuto negli ultimi tempi. Noi siamo grati a Paolo, alla rivista Micromeda. Sottolineo peraltro che il numero di Micromeda dedicato a quei temi che sono stati, anche a molti temi che sono stati dibattuti in questi tre giorni e con la maggior parte dei relatori che sono stati presenti, è presente all'ingresso e può essere preso da chi è interessato. Grazie al pubblico, è stato un pubblico molto attento, sono stati tre giorni molto intensi, quindi grazie a voi che siete stati presenti e ci avete onorato della vostra presenza. Adesso passo la parola a Paolo per i saluti e la conclusione di questa nostra tre giorni. Grazie. Il ringraziamento va innanzitutto ai cittadini fabriani che sono intervenuti con un'attenzione e con una partecipazione anche a me. E che fa ben sperare, perché ormai sui temi che abbiamo dibattuto in questi giorni, sui temi della giustizia, sulla necessità di combattere la vastissima impunità, soprattutto per alcuni tipi di reato, che nel nostro paese è quasi endemica, l'attenzione, l'interesse dei mass media è enormemente calata. Anni. E questo spinge molti a dire ormai è un tema che non interessa più. Quando si va direttamente nelle realtà locali si vede che invece gli interessa di come i cittadini sono i mass media, almeno gran parte dei mass media, che cercano di indirizzare l'opinione pubblica in una direzione diversa, perché l'interesse reale ci sarebbe come. Io ho visto un teatro che tiene tra i 300-400 posti per una città che credo abbia meno di 40.000 abitanti. Se faccio i confronti con una città come Roma dovremmo avere migliaia e migliaia di persone che vengono e invece non avremmo avuto questa partecipazione. Quindi il sindaco mi ha chiesto di discutere per poter far diventare questo un appuntamento fisso, una sorta di, non lo voglio chiamare festival perché dà un tono frivolo che non è, ma di far diventare un incontro annuale sui problemi della giustizia. Credo, io spero che sia possibile, da parte di Micromeda c'è tutta la volontà di realizzarlo, perché come ho detto in apertura dei lavori, in Italia esistono ormai centinaia di manifestazioni dedicate alle questioni culturali, politiche, scientifiche di ogni genere. Il tema della giustizia è un tema assolutamente negletto e invece credo rappresenti il cuore della crisi, della possibilità della crisi, di soluzione della crisi della democrazia italiana. Non ripeto tutti i ringraziamenti che ho fatto fin dall'inizio, ripeto solo che senza l'impegno dell'avvocato Gergo questa iniziativa non sarebbe mai nata. Spero che diventi un appuntamento fisso fra noi e che quindi ci rivedremo qui l'anno prossimo per continuare questa discussione. Thank you.
Grazie.